ha detto. Io l'ho sentito. Oh, Dio! Ma non mi dici niente! C'ha ragione! C'ha ragione! Gli ha rubato il peluche! Cosa? Cercate le cose mie! Posso stringerti la mano, fratello, per ti quello prego, che hai fatto? Prego, eccomi. No, grazie, perché oh, no? Anche a ci te. Stava! Ci stava! Oh, a me è piaciuto! Oh, stai zitto! Ben ritornati, ragazzi e ragazze! E benvenuti in un nuovo episodio della serie dove la nostra casa viene invasa da un esercito di migliaia. Quest'oggi di Patrick Stella, quello pazzo. No! Quelli sono segretamente cattivi. E segretamente innamorati di Strecatto anche, che lo vogliono. No. Mi garba, però io lo combatterò comunque. Vogliono accoppiarsi con lui, vogliono fare tante ma piccole stelle. Ma come è possibile? Stelle. Dai, nessuno lo ama. Lo so, ma infatti perché non è amore, è richiamo della natura, capito? Della riproduzione, la specie deve andare avanti. Non mi piace questa cosa. Vediamo subito, abbiamo come al solito ragazzi 10 minuti per prepararci all'invasione di queste migliaia di Patrick Stella arrabbiatissimi, Patrick Snap praticamente, quello del gioco horror, che arriveranno nella nostra casa. Finora ci siamo comportati bene, pronti, siamo carichi, allora, vogliamo tirar su le difese. Dunque facci dei compiti, se, capitano se. Allora, capitano vi dà dei compiti. Dai, allora, comincia col capitano. Capitan Fendus, allora Alex, premeterai un giro di miele davanti al quale, questa è la prima ma difesa. Per terra, Lion, oppure sopra? Per terra, il miele a livello del terreno, invece, oltre il miele, quindi più internamente verso la casa del miele, un muro di due di quel materiale lì, vai! È chiaro, Lion! Ok, però quando io ti dico vai, sbrigati e ti fucilo, porca di quella porca. Ok, oh, che ci fai ancora qua? Vai, t'ho detto! Guardate la madre di questo. È un incompetente. Allora, Stregatto, secondo di poi. Allora, Stregatto, abbiamo questa acqua finta, che in realtà non è acqua ma è veleno tossico. La ah, devi mettere intorno. Così lo uccide quella stella stupida. Ho lui capito, va a sguazzare, no? Però non sa che in realtà questa qui è tossica acqua di palle. Posso testarla su di me? No, vai fuori. Ok, la testiamo dopo. Ho capito qual è la tua tattica. Prima lo attili con la dolcezza del miele e poi lo affoghi con l'acqua finta. Sei un genio. Ma lo attili con la dolcezza del miele? Dai! Vabbè. Mi è uscita male la parola. E noi, Anna, invece, io e te. Allora, io e te. Allora, tu prendi queste belle cobwebs e anche il pack d'ice. Farai livello del terreno pack d'ice sopra le cobweb, ok? Che li rallenta oggi. Subito, prontissimo, sto partendo. Per quanto riguarda me, ragazzi, sapete qual è la mia ossessione? Che il cosa laser. Farai oggi? Oh, bellissimo, vorrei già toccarli. Io amo i laser, sono la mia preferenza. Io preferisco i laser tantissimo, è la mia amore. Che vuoi, Lion? Io ti posso aiutare, però finito. Ma chi t'ha chiesto niente? Dai, per favore, lasciami fare qualcosa. Che e poi io lentissimo fai a tu. Fare le cose. Cioè, sei lentissimo e bruttissimo anche a fare le cose. Quindi, cioè, ti ha chiesto niente. T'ho chiesto niente, t'ho chiesto qualcosa io, t'ho no. chiesto niente, t'ho chiesto qualcosa io, non t'ho chiesto. Ma perché devi avere l'appiccicume della carta moschicida? Se può sapere. Cioè, guarda, l'appiccicume del miele. Attenzione, che buono, ragazzi, che ci sono i miei laser qui dappertutto. Adesso inizio a disseminare ovunque. Hanno fatto male. Che schifo. Ascolta, ma cosa sei? Ma cosa sei? Una perché deve essere sempre molesto? Era da testare. Cosa ne sai che oggi magari non funzionavano abbastanza bene? Ma cosa sei? Una delle attenzioni. No, scusa. Scusa, aspetta. Là, Lion, complimenti, è vero. Che hai bisogno di richiamare le attenzioni ogni 3 secondi. Che non sai stare al posto tuo per 2 minuti. Che dovevi Perdonami. Farti vedere adesso. Dovevi farti vedere che andavi lì nella lava, nel laser. Ma cosa sei? Una delle attenzioni. Poi come ti permetti di mettere in dubbio i piazzamenti delle strumentazioni di Lion? Cioè sei solo una p***a delle attenzioni. Porca miseria, però! E il mio nome non è quello. Lo so io qual è il tuo nome. Dillo. Guarda, non lo dico dillo, più dillo, non lo dico dillo. Più no, basta, perché sennò poi dopo devo bippare tutte queste cose, mi confondo, rimango. Ma è colpa sua, io boh, veramente vergogna, imbecille, guarda che voleva farsi vedere, avete capito? Questa è una persona che fa anche schifo, perché c'è sempre un amico così nella comitiva che arriva, ti fa oggi mi son fatto male giocando a pallone, no, e inizia a parlare della sua vita che non gliene frega niente a nessuno, capito? E lui deve attirare attenzione. Chi se ne frega? Ma non puoi. Te l'ha detto, perché sei una persona decente. Ancora più male. Hai fatto arrabbiare Anna. Cioè non io non posso credere. Sei riuscito a infastidire Anna, che è molto tranquilla, che è il simbolo della pace. Io sono tipo pacifica. Io tollero tutti. Ma quando è troppo ragazzi concentri. Stai zitta però adesso, balorda. Cosa? Perché altrimenti, cioè, io ci metto 2 secondi a fare così e pum. Quick scoped. Sei stata quick scopata. Hai visto? No, porca.
cosa? Quick questa scope. Era un'arte molto forte. Secondo me sei stato molto bravo. Quick scope, no? Si diceva Così si dice, è un'arte da pro. Sì, io ho quick scopato. Adesso posso... Dai, guarda un po', aspetta. No, l'ho mancato, no, pezzo di merda. Boom, quick scopa. No, lui no. Lui è morto da solo. Che fatica. Aspetta. No, allora, ho finito i colpi. Porca zozza, guarda Alex, meno ti è andata male. Bene. Meno male, io te lo dico, meno male. Quick scope. Quello. Infame. Ti è piaciuto, pervertito. Sì. Ma penetrato ben bene quel colpo. Alex, ma che sei veramente un volcare? Ma come ti permetti? Guarda, stai zitto. Qui siamo tutti quanti puliti, decenti, ordinati, e tu invece arrivi e sei un volgare. Adesso chiedi scusa a tutti quelli che potevano ascoltare il video, che sono rimasti offesi da questa tua volgarità da idiota. Scusa, non volevo volgarità, è abbastanza. No. Questo è ciò che meriti. Di me. Marca miseria, ti prendevo di nuovo, era la fine del mondo per me. Va bene ragazzi, allora abbiamo terminato la prima linea di difese. Qui c'è il ghiaccio che non c'è ancora, però le cose, perché Anna è lenta, è un po' puzzinosa. Ci sto lavorando, qualcuno mi ha zuzzuffato. L'acqua velenosa funziona meravigliosamente. Manca il miele. Poco, l'ho quasi finita. Perfetto, il muro anche direi che è sul pezzo. Cosa adesso aggiungiamo, Lion? Dobbiamo migliorare, perché i Patrick Stella, non so se lo sai Alex, ma sono tipici per avere questa potenza elevatrice, tipo Michael Jordan. Jordan, hai capito? Fanno i salti. Io non lo sapevo, ti giuro, ho imparato una cosa nuova. Sì, 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 se sai un'altra cosa che ti potrebbe far comodo imparare. Sì, 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 dimmi tutto. Tua madre non ti ama. Aia, e l'ho imparato da mie spese. E neanche io. Allora, qui abbiamo i Golden Freddy, ragazzi, che sono una nuova traps veramente buona. A caso si attivano e danno una pizza a chiunque ci stia davanti. Ma che figata! Molto buona. Attirano con la loro dolcezza e poi ti schiantano con la loro forza. Tu, miserandus sgorrami bogus. Mi chiamo proprio così. Prendi questi ventilatori, farai una riga di ventilatori in modo da spingere i Patrick Stella più lontano, avranno più difficoltà ad arrivare, perché non stai andando. Vado subito, sto correndo. Brutto Roito a pedali. E io gli adesso faccio. Adesso giungiamo proprio. Ma Anna dov'è, quella lenta? Sto mettendo le ragnatele, signore. Sto mettendo, quasi finito. Quella balorda anziana. Ho faccio del mio meglio. Io sono una persona che lavora piano ma bene. È vecchia. Dai, Gio. Beh, però quando fai così, non c'è altro da dirti, Tu, Alex, invece. Io sono precisa. Non hanno i colpi da me. Ma che sei, stregato? No. Non ti insinuare. Ma che sei, stregato? Ho capito che non è stregato. Non voglio dire altre cose da bippare poi. Lo so. Allora Alex, tu prenderai questi magma blocks, che sono molte ma aspetta, perché c'è di più. Al di sopra del magma blocks ci andrai a mettere delle landmine. Non large, quelle piccole. Quelle large le prendo io un pochino. Mi carbano molto. Adesso ti faccio vedere dove posizionare. Eccomi qua. Vieni cosa con me, fare vieni io? Con me, vieni con me. Prendi una pala, Anna, prendi una pala. Allora, ho già la pala, sono pronta. Allora, Alex, prima Alex. Allora, vieni. Dunque, dobbiamo preparare questa situazione che abbiamo deciso di fare. Attenzione, perché qui ci vuole tre quarti d'ora a passare, giustamente, perché è una difesa. Siamo incastrati. Vuol dire che è fatta bene, Lion. Dai, passa. Passa e sei... Passa sei qua, largo, aspetta, ti devi spostare. Sono un po' grosso io. Che diamine. Ok, aia. Che male. Allora, qui ti occuperai tu, farai delle isole di quella roba del magma. Ho capito, al centro, ho capito. 3x3 e al centro, 3x3, non sai manco contare, ma io, Dio mio, quanto sei roito. È così? Non è neanche... Cosa okay. vuol dire 3x3, Alex? Ci metti il magma così, bravo, e sopra al centro la landmine. Molto bene. Capito, è facilissimo. Carino, molto tattico, io che faccio? Ti stai avvicinando alla base, ti spacco le ossa. No, io ci tengo le ossa mie, non ti prego. Hai le ossa grosse. Allora Anna, io e te ci comportiamo in questo modo. Allora io devo fare questa riga di Freddy Fazbear. Tu, però rivolti verso l'altro lato. Tu invece mi guardi e mi supporti mentre io faccio la riga di Freddy Fazbear. Ma come sei bravo. Grazie. Ma tu piazzi Freddy Fazbear come proprio mamma mia. Posso supportarti anch'io? No. Sei talmente godurioso. Stai zitto, sto supportando io. Sei talmente godurioso. Wow. Ogni Freddy Fazbear acquista più bellezza, più potenza man mano che li piazzi. Ok, andiamo dall'altra parte. Aspetta. Ok. Aspetta. Muori. Sei veramente
no, comunque che schifo, super pazzesco. Che schifo. Non è successo niente. Che schifo. Mamma mia. Non ho visto nulla. Mamma mia, ho visto un demente che faceva esplodere le mine da se stesso piazzate come un demente. Mamma mia, ha stregato velocemente. Ma come piazzi? Ma sei veramente un pazzesco. Ci serve il tunnel sotterraneo per poter accedere all'esterno. Ti piace piazzare Lion? Finisco le pipiline e vado, corro. No, aspetta, allora forse non sono stato abbastanza chiaro. Lo sto cercando a prendere, lo sto correndo. Ti ho detto, stai zitto. Aiutalo. Ti ho detto che volevo I'm stuck. Un tunnel. Adesso arriva Steve a disincastrarti, brutto piccolo pezzettino di escrementi. Bomba! Grazie. Succane. Allora, stiamo messi bene, manca il tunnel. Anna, ho un incarico anche per te perché i Patrick sono duri, 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 fanno sono così. Sono forti, sono lunghi, capì? E sono come capito? Salt Bae, buttano il sale sopra la nostra base se noi non ci sbrighiamo. Oh no! Allora, fanno, ma non cresce più niente. Vai a prendere Anna dentro casa, ci servono barriere di cemento. Ci facciamo un muretto di cemento, un muricciolo qui. Aiutami! Sì, sì, subito, volentieri. Grazie. Senza meno. Nel frattempo io metto qualche altra mina di quelle grosse qui ai lati, che queste qua sono più grosse di quelle tue, Alex. Non ma dobbiamo provare ste mine? Proviamo ste mine. Ah, cazzo, funziona. Ho fatto male anche a me. Un'esplosione. Porca zozza, che sono buone. Mamma mia, che mine, oh, che mine! Sono minanti queste mine! Che potenza! Allora, un minato qua in lato. Anna, oh, te devi sbrigare con sta barriera. Ci sono, eccomi con la barriera. Dove la faccio? Qua la faccio? Perché la faccio? Tra i Freddy Fazbear e le mine di Alex deve essere. Brava. Ok, così. Okay. Sì, very nice. Puoi anche interromperla ogni tanto, così li confondiamo. Tipo Tower Defense, capito? Noi ci dobbiamo comportare. Loro non sapranno dove passare, perché ogni angolo ci sarà un'insidia. Cosa è successo? È morta Anna con la mina. Ma allora la mina era stupida. Troppo forte. Ma allora, io non l'ho vista, cioè, non c'era. Ma sei giuro. Nata pterodattilo e ti sei evoluta durante la vita. Male. Ma eh? No, che sono rimasto un pterodattilo solo senza le Quickscope. Ali. No, no! Però, ma ti stai divertendo? Mica male, oh, Quisco, ho finito i colpi. Porca zozza. Peccato, Comunque stiamo andando benissimo. Quando Anna avrà finito la sua barriera di cemento? Dov'è Anna che finisce la barriera di cemento? Sono qui, la sto facendo la barriera di cementis. Ok, Quickscope. No, no, ci ho messo un quarto d'ora ad uscire. Ma perché no, non vuoi? Mi chiama l'ultima ventola, ti prego. Quickscope, aspetta che quel pezzente. No, c'era. Ti sei nascosto dietro di Anna. Mio Dio! Avrei due parole per lui, ma non le posso dire perché neanche il pippare. Squickscope! Squickscope! Sei impazzito! Sai che te dico! Sai che te dico! Va bene, va bene! Il muro me lo fai da solo! Ma dai, hai fatto cinguettare gli uccelli da quanto hai strillato. No! Oh, è Biancaneve! No! No! No, ti scongiuro! No, c'era Anna là sopra, era per lei. Ultimo step necessario per la sconfitta dei Patrick Stella è cuocere le loro gonadi, ok? Perché non ci abbiamo pensato prima! Ma è perché simpatico! È normale, le gonadi di Patrick non è simpatico, ti arrivano in mente sempre all'ultimo, ma sono molto importanti da cuocere perché crude ti possono far venire la salmonella se te le mangi. Io so che stai fatto nei ghiotto di gonadi di Patrick, È nei ghiotto. Allora, aspettate. Oddio. Più letale della lava, Ok, così venite. Allora. Ottimo! Bisogna fare lava. Io faccio i buchi e voi la sversate. Nel frattante. Tutti insieme. Allora, guardate un po'. Così. Lava. Poi. Qui. Bene. Abbiamo tutto. Oh, cos'è sta schifezza? Precisi. Cos'è sta schifezza, stregato, quella porca? Stregato. Stregato. Complimenti, stregato, Stregato, a me non piacciono le cose imprecise. Vero, Alex? Vero, Lion, si vergognasse, stregato, si vergognasse. Hanno fastidio anche a me. Stregato, non è che perché tua madre ti ha creato così impreciso da sembrare un quadro di Van Gogh, allora devi essere impreciso anche nelle cose che fai, ok? Hai ragione, non lo faccio più, adesso metto tutta lava per bini. Brutto roito a pedali che non sei altro. Non guastare il lavoro faticato e duro del nostro Lion con le tue imperfezioni. Esatto, che grazie, non ne vuole ragazzi. Nessuno poi. Grazie. Vergognati. Grazie. Allora, qui abbiamo finito, qua così arriviamo fino alla fine, fino in fondo, e poi abbiamo finito. Dall'altra parte c'è un altro paio da mettere, ma fidatevi, vale la pena di prepararsi duramente, perché poi quando li vedremo cuocere dentro le nostre lave, è lì sì che ci sarà buono. Tu
tu devi sta zitto, sai, non hai fatto niente. In cosa realtà lui ridere, non è tu? Che ride tanto, cosa visto che Patrick è molto attizzato da lui. Ti buttiamo dentro. Ti buttiamo nel mezzo a te. A fare le merende. Ci vuoi andare a fare le merende? No, non voglio andare. Non che voglio andarci. Lui è un tipico compagno di merende, non so se lo sapete, ma è. Però se mi invita ed è gentile. Ma smettila, guarda. Che schifo. Da quando ci andavi col pacciano. È vero o no? Ho capito. È vero o no? È vero. No, raga, ho confessato. Che guarda, schifo. Che arriva la polizia adesso, arriva. Io non ne sapevo niente, io non ne sapevo niente. A lui ha detto che è vero, ragazzi, il processo potrebbe riaprirsi, stregato. No, vi prego. Allora, io sono disposto, se le autorità dovessero arrivare, a dare nome e cognome. La ricompensa? Non credo, perché il caso è chiuso. Però, male che vada, io sono disposto a dare ricompensa in beneficenza qualora stregato dovesse essere arrestato e ci fosse una ricompensa per queste merende che gli faceva. Ma no, ma tanto so benissimo che tu sei gentile, mi aiuterai. Grazie, grazie, apprezzo tanto. Oh, ma io non... Come mi ha detto che io ero complice? Ma infatti sì, io! No, non ho detto quello! Ma così, ma come ti permetti di sbriciolare Lion con le tue colpe? Ma meglio che lo scrivere all'avvocato! Oh, scemo! Tifoso! Ti faccio scrivere dall'avvocato, ti faccio mandare una lettera di insulti dall'avvocato! No, io. Ti prego! Maledetto! Aia! Chi è stato? No, guarda che è stato buono Lion, il mio spinto! Vedi che sei passato? Tu mi hai dato un cazzotto da dietro? Ti ho dato spinto, te lo giuro! Ringraziami che t'ho spinto. Grazie Lion, così sono tornato qua. Ringraziami di più. Grazie Lion. Sono gentile. Ma quanto sei gentile. Ti è piaciuto? Sei talmente magnanimo che lui lo sente. Ragazzi, nel profondo. I Patrick Stella stanno per arrivare. Bisogna prepararsi duramente. Bisogna prendere armature, tutte armi e tutto quello che ci serve. Come prima cosa, la primizia, prendiamo tutti quanti l'armatura protettiva anti-Patrick Stella. Secondo me Lion stregato non te la può permettere. Anche secondo me, non prendere l'armatura protettiva. No, almeno qualcosa, i pantaloni. Ma non è che non se la solo può permettere, che se la mette attira di meno, capito? No, noi vogliamo che attiri. Guarda che i Patrick Stella sono una specie in via di estinzione, stregato, Mi stanno molto male, però, i pantaloni. E allora toglili, dai. Dai, togliteli. Allora, nel frattempo io mi preparo un po' più. Prendo anche voi, scegliete le armi che vi fanno più favore, prendete quello che volete. Ma questa cassa qua? Tu no, da questa cassa non puoi toccare nulla che è la mia personale, non toccare nulla, ti spacco. No, ogni volta ci provi. Come ti permetti? Quella è la cassa personale di Lion, c'è scritto Lion ovunque, c'è il suo odore qua sopra. Se tocchi la mia cassa, ora ti ammazzo! Ho capito, non tocco nulla. Mani cattive. Vai a fare le merende. Costregatto, vai a fare le merende. Basta. Non voglio neanche andare con lui. Vorrei ben vedere lui nessuno. È un grande vuole. Merendaro. Merendaro, merendero, maledetto che non sei altro. Allora, ragazzi miei, secondo me voglio anche uno slamone questo qua, perché poi io non lo prendo mai, ma secondo me questo qua è molto duro e anche molto buono. Va bene. Eccellente. Allora ragazzi, siamo pronti. Andiamo all'esterno e siamo pronti carichi. A ricevere l'orda di Patrick Snaps che sta arrivando. Eccoli, li vedo, Li vedo. Sono molteplici, ragazzi, sono molteplici. Approfittiamoci. Eccoli, guarda, iniziano ad accorrere. Hanno sentito l'odore di Stree. Li vedo. Alex, mi serve un'altra scala perché non riesco a salire qui. Metti. Faccio io. Grazie Stree, sei gentile. Allora ragazzi, apritelo fuoco, ragazzi. Apritelo fuoco. Accoppiamoli, Patrick. Apritelo fuoco, ce ne sono sempre di più. Ne orda. Però guardate come li stiamo trattenendo bene dietro il nostro muro. Lion, però dobbiamo sparare di più. Ok, non me lo sfondano, Il primo muro sta per cadere, ragazzi. Bisogna essere attenti perché potrebbe andare giù. Sì, Patrick, sono fortissimi, non so se resistiamo ancora. Il muro sta... infatti Lo sapevo, ragazzi. Ma le mine sono esplose. Lion, passano ovunque. Ragazzi, non funziona le mine. Ragazzi, sparate. Spara. Vacci in mezzo, vacci nel mezzo. Ma schifo, fa, ma sei... Adesso mi ributto, torno. Buttati nel mezzo, vai nel mezzo. No, raga, passano di brutto. Stra, vai nel mezzo. Vai più. Madonna, se sono forti. Alex, spara. E non fai nulla. Alex, io ti stavo vedendo, non fai nulla, vai nel mezzo! Non vi preoccupate,
ci torno io! Vai, di più però! Porca, no, tiro i missili. Cioè, l'unica cosa che posso fare. È l'unica cosa che potevo fare. Perché? Vai nel mezzo, Alex! Sono morto da missili! No, che schifo che fai! Porca zia, ho capito, ma. Ma sti missili fanno cagare! Mi vanno addosso! Perché mi vanno! Ma li usi così! Vado nel mezzo, vado nel mezzo! Uno è morto, uno è morto! No, sei morto te, ma fai proprio schifo! Quelli sono nella lava, raga! Approfittiamone di loro! Godiamone! Ok, però dobbiamo mantenere di nuovo la calma. Perché abbiamo perso la calma, capito? E quando perdi la calma, poi dopo succede il peggio, capito? Devi rimanere a calma. Io mi curo un attimo e adesso mi rilascio subito. Ma vai, imbecille, ma non ci provare più. Ma non ti preoccupare, ti copro io. Ma come ti permetti di fermarti dal combattimento? Hai ragione, scusa, avevo un cuore. Ma chi se ne frega, ma chi se ne frega? Oddio, sono intrappolato come il Patrick. No, non ti proteggo io, strappati. Ok, ok, sto menandone uno, questo qua. Pezzente, l'ho ammazzato! Bravissimo! Vai via te, accoppiati! Ok, vai! Fiatemi la mazza! Ho un altro andato! Vai, vai, insistiamo, Alla mazza! Stanno morendo! Questi sono tutti indeboliti dalle mitragliatrici! Di più! Dalla lava! Infame! Dalle pizze! E dall'acqua finta pure! E dall'acqua della Madonna che li esorcizza, questi maledetti! Beccatemi questo, Potris! Ok, allora, fermi! Ce n'è altri, però... Come ce n'è altri? Sì, no. Perché li ho visti scappare in quella direzione. Però quelli lì hanno battuto in ritirata, vuole dire. Perché esatto, noi abbiamo domato il grosso. Non dobbiamo seguirli. Non dobbiamo seguirli, perché no? Cioè, abbiamo vinto. Ormai abbiamo vinto noi, siamo stati bravissimi. Devo dire che però ho degli ammende da fare, degli appunti, un po' gravi anche. Allora, tu... Ah, no, prima quell'altro. Vieni avanti, Stefezza. Allora. Se era per te, noi venivamo imperversati e i Patrick pisciazzavano sopra la nostra miserabile abitazione. Tu non hai fatto niente! Ah, l'ho pisciazzato su di me, l'ho fatto! Vai via! Tu poi, roito a pedali, io ti ho visto e tu non stavi sparando! Hai ragione, dai, io sto ricaricando, scusa! Ricaricando? Quale arma stavi ricaricando? Mostrami questa. Tu! Ma che cos'è questo? Ma che cosa hai preso? Ma non sono ricadenti, cos'è? Ma che cos'è un fucile? Ma questo è un fucile, guarda com'è grosso e largo! Questo lo è! Beh, ti fa male questo, guarda come fa male il suo! Molto male! Imbecille, però... Non solo dolore vive l'uomo, perché anche di goduria e di soddisfazione. Perché abbiamo difeso effettivamente la casa. Quindi ancora una volta siamo vincitori e ne usciamo bene. Suggeriteci nei commenti il prossimo mostro che andremo a far invadere la nostra casa con lui. E vediamo se riusciremo a sopravvivere anche a quello. Per oggi però, Lion out! Ciao!